Bella raga, allora, c'è stata una manutenzione molto allungata di Patton Oeuvre, stiamo parlando di 8 ore al momento, e faccio questo video un po' per parlare appunto dell'avviso che hanno dato e un po' per far notare le differenze tra alcuni developer e altri, ok? Non farò nomi, non faccio riferimenti, mi interessa solo mettere in risalto i developer di Patton Oeuvre in generale. In ogni caso, allora, vabbè, ci scusiamo per l'estensione della manutenzione, ok? E ci saranno delle ricompense basate appunto sulla manutenzione, d'accordo? Considerando che alcuni di voi non saranno in grado di finire le missioni della giornata per via dell'evento, estendiamo l'evento fino a 15 giorni dalla creazione del vostro account, quindi ti recuperano tutto il tempo, anzi te ne danno ancora di più, d'accordo? E prima cosa, quindi chi ha perso magari le missioni di un giorno perché magari ha un altro fuso orario per qualsiasi motivo, d'accordo? Recupera tutte le missioni, tutte le ricompense, o comunque in termini di tempo, che avrebbe perso. Prima cosa. Seconda cosa. Per tutti quelli che hanno comprato, faccio un esempio, il mensile di Tower of Fantasy, ok, ma un mensile che c'è in molti altri giochi, semplicemente quella ricompensa che verrebbe persa viene inviata di nuovo, quindi semplicemente non verrà persa. Seconda cosa. Terza cosa, le cose che prenderesti gratuitamente allo shop giornalmente verranno anche quelle inviate, quindi è come se tu non avessi perso niente per questa estensione della manutenzione. Adesso, premetto come funziona il sistema di cubi e summon, in modo che capiate di che cosa stiamo parlando ora. Il sistema di cubi è esattamente come quello di Tower of Fantasy, solo che invece che il costo di una pool è 150, è 180. Quindi una pool è 180, d'accordo? 180 cubi. Quindi, per la manutenzione d'emergenza che hanno fatto, danno 300 cubi e 90 di stamina. Per la manutenzione di base, non quella straordinaria, danno 200 cubi e 60 di stamina. Quindi siamo a 500 cubi. Per l'estensione della manutenzione, danno 100 cubi e 30 di stamina per ogni ora dell'estensione da quando sarebbe dovuta finire. Quindi per ora siamo a 800 cubi, no? E 240 di stamina. E per farvi capire, tutto il gioco si basa sulla stamina e i cubi sono chiaramente la valuta delle summon, d'accordo? Quindi siamo a 500 più per ora 800, perché magari la manutenzione dura ancora un'ora, 2 ore, in quel senso lì. E mettiamo 800, comunque siamo a 1300 cubi e, oddio, non so quanta stamina, 390, 400 di stamina, va bene? Per via del fatto che l'evento parte più tardi, altri 600 cubi, no? Ora, praticamente ci hanno dato un per 10 di pool per la manutenzione ordinaria e un casino di stamina extra che tecnicamente non avresti mai a prescindere anche se giocheresti, in quel senso lì. E poi chiaramente ti fanno il riepilogo di appena parte. E semplicemente appena parte tutto il resto dell'evento, che cosa esce? Che è quello che si sapeva già. Adesso, tutto questo per dire, magari a chi gioca ha capito esattamente che cosa gli sta per arrivare, a chi non gioca è per dire che io penso che un'intera summon da 10 e un intero cover di stamina praticamente triplicato rispetto a quello che avresti normalmente, come ricompensa di errori che hanno fatto loro. Oltre a tutto quello che ti ridanno indietro per quello che avresti perso, qualsiasi cosa, io credo sia un'ottima base per fidarmi di questo team. E chiaramente non è poco. Non è poco perché non è poco? Perché siamo abituati, o almeno io sono abituato, a developer che come ricompensa ti danno la pullina extra oppure il rewardino in più, a prescindere da quello che sia successo, ok? È successo con giochi molto grandi e giochi anche più piccoli in quel senso lì, no? E Patton Oeuvre non è niente di esagerato, ma
Diciamo che andavo tranquillo su questa cosa qua, perché il gioco è fatto così bene che non è possibile che i dev non sappiano quello che stanno facendo. Infatti, hanno ricevuto molti commenti positivi in merito, e nel senso che la ricompensa, diciamo che il loro scusarsi non è fisso, ma aumenta in base a quanto aumenta il problema, e non è una cosa che fanno in molti, anzi credo che sia una cosa che non fa quasi nessuno, quindi niente, per chi gioca a Path to Nowhere, per quando loghiamo con nuovo banner evento avrete sicuramente da pullare, perché a quanto pare ce ne danno un bel po', ce ne danno un bel po' di cubi, un bel po' di stamina, e non vedo l'ora di vedere il nuovo evento che c'è su Path to Nowhere e vedere che cosa hanno messo, no? E nulla, per il video di oggi è tutto, raga, e non vedo l'ora di giocare. Come sempre vi ricordo che abbiamo la Gilda italiana su Path to Nowhere, si chiama letteralmente Italia, e potete trovare tutti quelli che giocano insieme a me sul mio Discord, quindi eventualmente ci vediamo lì. Per il resto, una buona giornata a tutti. Fate bravi e bella!